Ci troviamo nella splendida cornice di Piazza Sedati, chiamata anticamente Largo dell'Annunziata proprio per la vicinanza della chiesa omonima e successivamente prese il nome nel 1860 di Piazza Plebiscito. Prima di parlare di Piazza Sedati è bene fare un piccolo cenno a Via Zaburri, la via, la strada che collega proprio la chiesa dell'Annunziata alla piazza. Via Zaburri prende il nome dall'eclettico farmacista riccese che dette al Molise il primo documento di letteratura dialettale usando il latino intramezzato da espressioni e termini vernacolari. Questa strada nasce proprio grazie alla presenza della chiesa dell'Annunziata, dell'ospedale fondato nel 1544 e dell'abbattimento graduale della cinta muraria. Proprio di questa cinta muraria abbiamo diciamo una piccola torre presente all'interno del palazzo municipale. Da Via Zaburri si accedeva attraverso due porte. La prima porta si chiamava Porta Catena, la seconda proprio Porta Fontana. Porta Fontana perché c'era la presenza di una fonte pubblica che successivamente nel 1640 il feudatario dell'epoca restaurò. Attualmente questa fonte è proprio una fontana ed è inserita all'interno delle mura di un palazzo. È costituita da una volta a botte e sono presenti due mascheroni di testa leonina dai quali fuoriusciva dell'acqua. C'è un lavabo, un grosso lavabo in pietra sorretto da due modiglioni in pietra vocale ornati da volute. All'interno di questa fontana è presente lo stemma del feudatario Giovanni Fabrizio De Capua, partito con lo stemma della moglie Margherita Ruffo di Scilla. Al di sotto di questo stemma troviamo una lapide in pietra con un'incisione, con una scritta in latino, nel cui incipit diciamo si invita l'ospite a bere l'acqua proprio dalla fontana. La fontana di Via Zaburri fa parte proprio della storia della collettività riccese, ma purtroppo il tempo, l'uso e l'incuria ne hanno causato il deterioramento, bloccato in un certo modo dal restauro avvenuto tra il 2017 ed il 2018. Con l'abbattimento successivo, naturalmente, della cinta muraria e l'espansione abitativa nel Settecento, diciamo che la piazza ha acquisito il valore proprio specifico di luogo pubblico e l'importanza che ha tutt'oggi. La piazza ha subito diverse modifiche nell'arco degli anni. È sorta, diciamo, come la vediamo oggi, agli inizi del Novecento. Negli anni 50 ha subito una modifica abbastanza importante, poiché c'è stata una sopraelevazione, quindi il luogo che noi oggi vediamo aperto era completamente chiuso e il piano terra era adibito a mercato coperto e allocazione di mezzi municipali. Solo nel 2016 un importante recupero e valorizzazione di quest'area ha fatto ritornare la piazza allo splendore novecentesco e sono ben visibili i sei archi a sesto ribassato che seguono la linea sinuosa della strada sovrastante. Al di sotto poi dell'assetto stradale troviamo delle volte a crociera costituite in mattoncini in laterizio. Nel 2016 la piazza ha preso il nome di Giacomo Sedati, che era un concittadino riccese, membro del deputato del Parlamento dal 1946 all'84 e ministro dell'agricoltura per ben due volte. Da Piazza Sedati si può raggiungere il Monumento dei Caduti e Palazzo Sedati attraverso la nuova scalinata in pietra che riprende le linee della vecchia piazza novecentesca.